Federconsumatori ha depositato presso la Procura di Arezzo l'esposto che aveva annunciato, frutto delle centinaia di segnalazioni fatte dai risparmiatori che si sono visti azzerare, oltre che le azioni, anche le obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria. Le nostre richieste sono che la magistratura accerti se ci sono responsabilità nel comportamento degli amministratori e dei sindaci revisori rispetto a quanto è successo e quanto ha prodotto nei confronti dei risparmiatori, in particolare degli obbligazionisti, delle obbligazioni subordinate. Reati di ordine finanziario, di ordine civile e di ordine penale. L'abuso di informazioni privilegiate, che è un reato previsto dal testo unico bancario. La manipolazione del mercato, perché ci sono stati atteggiamenti di manipolazione che hanno portato queste azioni a lievitare a secondo delle cose che venivano annunciate, false comunicazioni sociali, è un altro dei reati che noi ipotizziamo, aggiotaggio, che è un altro dei reati di non poco conto, poi l'ostacolo all'esercizio di vigilanza, che è un altro di quelle questioni che sono proprio ben marcate nel nostro esposto, e poi la truffa ai danni dei risparmiatori, perché sono stati venduti dei prodotti quando consapevolmente si sapeva che si stava vendendo spazzatura. E le famiglie coinvolte hanno voluto dare un segno tangibile della loro disperazione con la presenza numerosa di fronte al Tribunale di Arezzo, e da ognuna di loro esce ogni volta un'altra significativa storia da raccontare. Da domenica a mercoledì sono belle scancellate nei computer e hanno belle preso anche. Non lo so nemmeno se era un'azione, soltanto ci siamo rimessi quasi 50.000 euro. Io so anche mobilità, dopo 40 anni di lavoro, nemmeno la pensione. Io ho perso la pensione sia quei soldi per andare avanti. Anche sì. Del 2013, e allora ci hanno chiamato a tutti e ce l'hanno vendute, dicendoci che alla scadenza il capitale è garantito al 3,5%, col 26% di tassazione sul ricavato. Quindi sono speculatore? Devo dimostrare che sono speculatore? Questo arbitrato è una cavolata. Loro devono vedere che chi ha comprato le obbligazioni in quel momento lì ce li devono ridare tutti. Io ho il negozio, ho dei dipendenti, erano i soldi delle liquidazioni dei miei dipendenti. 90.000. Che io li avevo messi lì al sicuro per 10 anni. È speculare? Si parla di una signora di 90 anni che nel solo 2013 è stata convocata per 5 volte per spolpargli, diciamo, tutti botte e CCT e trasportarli nelle obbligazioni subordinate. Una signora di 90 anni con la terza elementare, veramente, cioè, sono giochi che vanno al di là, voglio dire, del giro di affari. Siamo veramente a veri e propri raggiri, secondo il mio avviso. Il procuratore deve tenere conto di queste cose. Federconsumatori metterà a disposizione tutti gli atti che abbiamo acquisito in questi giorni, che stanno aumentando ancora di più. Siamo a oltre 1.000 persone che sono venute da noi e stiamo acquisendo anche delle prove testimoniali sconvolgenti, inconcepibili fino a pochi giorni fa. È stato combinato di tutto di più.